La stella, il cammino, il bambino. Capitolo terzo, il bambino. Baldassarre, parte quarta. Ho addosso l'adrenalina delle parole di Baldassarre. Non posso dormire dopo tutto questo. Vorrei nascondermi fra i loro bagagli e partire con loro. Io so bene dove stanno andando. Poi potrei anche essere utile perché conoscendo la storia potrei evitargli le grane di Erode. Ma so bene che non sono solo un infiltrato nella storia. C'è bisogno che affrontino questo viaggio senza sconti, che sappiano mettere insieme i desideri, le scelte, i cammini, le attese. Uno è davvero libero se può permettersi anche di sbagliare, se può permettersi anche di incrociare Erode e far danni. Qualcuno in fondo li guiderà anche nei loro errori. Ho la sensazione che la vita stessa ci attende come qualcosa di vivo, come se il viaggio che ciascuno di noi deve fare ci venga incontro, non rimanga fermo. Mette in atto delle strategie per spingerci a farlo. Il destino verso cui siamo tutti in cammino è venuto in mezzo a noi. È lui che, meglio di me, si è infiltrato nella storia, uomo con gli uomini. Allora chiudo gli occhi e cerco di ricordare a memoria le parole della profezia di Isaia, e mentre le ripeto sottovoce, sento il sapore del miele e l'amaro del fiele. Sento che in questo bambino che sta per nascere c'è l'inizio e il compimento di tutto. Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce, su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete e come si gioisce quando si spartisce la preda. Poiché il giogo che gli pesava e la sbarra sulle sue spalle, il bastone del suo aguzzino, tu hai spezzato come al tempo di Madian. Poiché ogni calzatura di soldato nella mischia e ogni mantello macchiato di sangue sarà bruciato, sarà esca del fuoco. Poiché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il segno della sovranità ed è chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, padre per sempre, principe della pace. Grande sarà il suo dominio e la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul regno, che egli viene a consolidare e rafforzare con il diritto e la giustizia, ora e sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. Isaia capitolo 9, versetti 1-6.